Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo dello scafoide carpale e lo faremo insieme al dottor Gaetano Carriera, che è ancora una volta in collegamento da Bologna. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera a tutti e bentrovati anche a voi, per fortuna. Eh sì, dottore, ma come mai ci parla dello scafoide carpale? Lo scafoide carpale è uno delle 8 ossicine del polso che non è conosciuto da molti. È questa più in basso, questa qui, la prima vicino al radio, quella lì che c'è una lineetta nera al suo interno. È un osso che si frattura frequentemente quando si cade, soprattutto in moto, in bicicletta, e quindi si sollecita il polso in estensione battendo il palmo della mano a terra. L'importanza di quest'osso la scopriremo poi man mano quando vedremo i risultati di un mancato trattamento, è il coordinare i movimenti del polso in flesso estensione. E quando si frattura si divide in due parti, di modo che le due parti vanno una con una filiera del carpo, quella distale, e una con la filiera invece prossimale. Questo provoca nei movimenti di rotazione del polso, che fanno parte della dinamica della cinematica del polso, degli sfregamenti tra le varie superfici cartilagine, e col tempo questi sfregamenti provocano l'insorgenza dell'artrosi, che nel caso appunto del polso è molto destruente perché arriva ad una praticamente quasi rigidità del polso con dolore soprattutto e quindi con perdita di forza soprattutto negli uomini e difficoltà a svolgere qualsiasi attività manuale, diciamo, pesante. È una frattura che si verifica soprattutto nei giovani e appunto con queste cadute, anche cadute dall'alto, anche cadute banali. Per esempio, ne ho viste alcune nei portieri di calcio, soprattutto negli anni in cui i guantoni non erano così imbottiti, che con dei tiri molto forti avevano queste fratture. L'importanza, appunto, come abbiamo detto, è soprattutto perché questo scafoide ha delle caratteristiche di vascolarizzazione intrinseca che sono abbastanza caratteristiche. Quindi è l'osso più esposto, uno dei più grandi della filiera del carpo, e ha la caratteristica di avere una vascolarizzazione particolare, nel senso che quando si va a interrompere quello che, come abbiamo visto nella fotografia precedente, a metà, si tranciano anche i vasi e quindi la parte, diciamo, prossimale non riceve più la vascolarizzazione. Questo provoca. La parte prossimale è quella più verso il radio. Questo provoca una degenerazione dell'osso che va, come abbiamo detto, incontro poi nella dinamica, nei movimenti del polso che rimangono tali, perché queste fratture molte volte non sono neanche avvertite dallo stesso paziente. Come appunto avevo scritto nella diapositiva precedente, purtroppo in pronto soccorso molte volte. Vediamo anche la prossima, così ci rendiamo conto bene. Molte volte, ecco, noi abbiamo la radiografia alla vostra sinistra in cui lo scafoide sembra integro, mentre alla vostra destra, che è una proiezione leggermente diversa, si vede questa lineetta appunto a metà di questo ossicino, che è il primo sempre verso sinistra in basso. Lì si vede anche una frattura della stiloide radiale e questo è un polso abbastanza difficile da trattare perché si hanno due fratture che hanno entrambe una progressione artrosica se non riparate correttamente. Che cosa succede allora? In pronto soccorso si fa una radiografia un po' in fretta, anche perché magari cadendo in moto si hanno anche altri traumi più evidenti. E si trascura il polso, non viene trattato e il polso purtroppo va incontro, e lo scafoide va incontro a quella che viene detta pseudartrosi, cioè una mancata consolidazione della frattura. E questo provoca, come abbiamo detto, poi nella dinamica cinematica del polso delle alterazioni alle cartilagini.
Quindi, dottor Carriere, è importante che venga operata la frattura dello scafoide carpale. Sì, appunto, le ultime tendenze sono queste, perché poi in quei casi, e stiamo parlando del 50-60%, in cui si riconosce la frattura e si tratta con delle immobilizzazioni gessate, quindi in maniera incruenta, senza intervento, lo scafoide, proprio per quella vascolarizzazione di cui abbiamo parlato precedentemente, comunque non va incontro a consolidazione. Quindi ci si ritrova dopo 70-80 giorni di gesso, diciamo nelle nostre indicazioni ormai superate, devo dire da quelle più attuali, si trova dopo 70-80 giorni di gesso che lo scafoide non è guarito e quindi si deve fare poi un intervento tardivo che è comunque sempre un intervento un po' più difficile rispetto a quello fatto in tempo reale, quando la frattura è fresca. La frattura, ecco, dello scafoide si trattano in maniera molto semplicemente adesso addirittura per via percutanea, in cui praticamente senza fare un'incisione, vedete un'incisione questa V piccolissima, dall'esterno sotto controllo ampliscopico si mette prima un filo e poi una vite delle giuste dimensioni e nella giusta direzione. Questa vite, che è una vite autocoartante, cioè che praticamente avvicina le due parti, fa sì che alla fine lo scafoide venga sintetizzato correttamente. Quindi le ultime, diciamo, indicazioni, soprattutto degli specialisti in chirurgia della mano, è quella di operare, a meno che non sia una frattura marginale in cui si è staccato solo un piccolo pezzettino dello scafoide, di operare lo scafoide, perché l'operazione ci dà una guarigione al 95%, mentre un trattamento anche incruento. Questo è un altro caso, ma questa è già una pseudoartrosi. Poi parleremo anche di questo. Quindi, diciamo al 50% delle fratture anche trattate incruentemente con il gesso, si ha comunque una difficoltà alla guarigione. Per quello si parla di pseudoartrosi dello scafoide, che appunto abbiamo visto nella, se mi mandate, ecco, in questa diapositiva, in cui vediamo un quadro TAC alla vostra sinistra. L'intervento in cui si riapre lo scafoide, vedete che c'è un bello spazio, quel filo tiene un bello spazio distante tra le due parti e poi all'interno di questo spazio creato, ricreato dal chirurgo, si va a inserire dell'osso che solitamente io prendo dal polso. Qui adesso non si vede bene, forse vedremo nelle prossime. Si prende un pezzetto, lo guardate quest'ombra che si vede in questa radiografia centrale molto bene. Si prende quel pezzettino d'osso e poi si va a mettere, oltre alla spongiosa e anche a tessuto osseo, un innesto di piccoli frammenti ossei, si va a ricreare la forma dello scafoide e guardate, si sintetizza con due fili in modo da tenere tutto fermo. Questo dopo 35 giorni porta solitamente alla guarigione. Quello che dicevamo prima, quando lo scafoide non si tratta, e quindi anche questa pseudoartrosi, cioè questi due pezzi di osso che girano con le altre ossicine del carpo in maniera asincrona, vanno poi a provocare l'artrosi del polso grattando contro le superfici articolari del radio. Se possiamo vedere anche la prossima, esatto, vedete quello che succede. Questa, nella prima diapositiva verso la sinistra si vede praticamente un polso completamente distrutto in cui si intravedono i due pezzi dello scafoide, un buco in mezzo e ormai una distruzione di tutta la superficie articolare del radio, quasi tutta, perché se fosse tutta rovinata dovremmo poi fare una protesi di polso. Invece in questo caso ho risolto il problema togliendo la parte di scafoide più verso il radio, cioè quella che aveva provocato l'artrosi e che se fosse rimasta in sito avrebbe comunque continuato a scavare nel nostro radio, e sintetizzato le due ossa centrali, che sono il capitato e il semilunare, di modo che sfruttando solo la superficie residua ancora ben conservata tra il semilunare e la fossetta del
del radio del semilunare, quindi il punto in cui si articola la radio carpica, si riesce così a risolvere questo grave problema. Quindi l'indicazione, ci sono due indicazioni principali. Uno, fare una diagnosi corretta in pronto soccorso, che come avevo scritto nelle precedenti diapositive, bisogna fare, se si ha dei dubbi, perché c'è il dolore al polso, ma manca l'evidenza radiografica, ed è questo dovuto a delle radiografie fatte non in maniera in posizione perfetta. Questo fa sì che non si abbia una diagnosi, e quindi quando non si ha una diagnosi, il ragazzo giovane di solito, perché insomma in moto si va soprattutto da giovani, non trascura questo polso, che poi a poca la volta gli fa sempre meno male, finché un bel giorno, magari un'altra caduta banale, oppure una spinta o un trauma anche lavorativo, tenendo un martello pesante o qualcosa del genere, mette in evidenza il dolore di nuovo del polso. Si fa una nuova radiografia e purtroppo già si vede i danni che sono iniziati a crearsi. Quindi i due consigli importanti sono: se si hanno questi dolori al polso, cercare di fare anche degli esami più approfonditi, come una risonanza magnetica o una TAC, a distanza di 7, 8, 10 giorni dall'incidente o comunque dalla frattura o dall'insorgenza del dolore. Dopodiché cercare qualche specialista che operi al più presto possibile il polso, perché operato in tempi giusti, lo scafoide poi ripresenta la sua forma abituale, e quindi anche la cinematica del polso nei movimenti diventa di nuovo tutta sincronizzata. Quindi un osso si muove rispetto, una filiera si muove rispetto all'altra, le ossicine ruotano tra di loro in maniera completamente sincronizzata, come appunto madre natura si è concesso alla nascita. Invece, trascurandola nel tempo, poi all'età di 45-50 anni, se non prima, si rischia di perdere completamente l'articolazione del polso. L'articolazione del polso serve per mangiare, per pettinarsi, oltre che per lavorare, ma anche per fare delle cose banali. Quindi è importante, importantissimo, in caso di traumi anche non così evidenti dal punto di vista del dolore, andare a fondo alla questione, quindi evitare che le cose degenerino col tempo. Benissimo, dottore Carriere, io la ringrazio sempre per il suo intervento, prezioso intervento qui ad Eccellenze Italiane. A presto. Grazie a voi, buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione, e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.